Questo è lo stile Gabber che interpreta Iannacci, e questo qui lo stile dei poveracci che hanno le canzoni nelle tasche dei calzoni e parole dette a chi non sanno poi. E con un pacco di giornali a commentare gli scenari, altolocati professori del pallon. Aspettando il gol, 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 chissà se segnerà l'Italia del gol. Aspettando il gol, 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 tutti che sognano il gol alla Moviol. Era l'82 quando l'Italia era lì e Paolo Rossi fece gol al Brasile. In che maniera segnò? Adesso dirti non so. Vincemmo quel mondiale con la pipa di Bezzotti in un paese dove segniamo gol, dove la vita passa come un bebè, in questo regno dove regna Pelé. E tu sei pazzo, io più pazzo di te. Questo è il paese del gol, del gol. Calzoncini, divise bianche e blu, il calcio d'una volta non c'è più. Esempi accattivanti, potremmo farne tanti, ma l'arbitro poi fischia e tempo non c'è più. Aspettando il gol, 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 chissà se segnerà l'Italia del gol. Aspettando il gol, tutti che sognano un mondo di gol a rallentatore. Ma di documentari e film in bianco e nero d'un vecchio mondo che non sembra più vero, quando con 100.000 lire ci compravi due campioni. Ed oggi per un fuori classe non ti bastano milioni in un paese che si ciba di gol. E la politica si fa con i gol, anche l'Europa resta unita di gol finché qualcuno non si fa l'autogol. E tutti gridano al gol, al rallentatore. Questo è il paese del gol, del gol. Questo è il paese del gol.